Amici, buon pomeriggio e buon carnevale. Siamo a Scauri, nel comune di Minturno, dove si sta svolgendo il carnevale 2018. Poi avremo tante mascherine, tanto divertimento, tantissima allegria e soprattutto tantissima gioia da parte dei bambini. Andremo a visitare poi quello di Santi Cosme e Damiano, nell'estremo sud pontino. In questo servizio ci accompagnerà una delle nostre speaker, Elia Duccinardi. Quindi a tutti voi che ci seguite, buon divertimento, noi ci rivediamo fra poco, ok? Ciao! Mira, tutti insieme! La canción más famosa del mundo. Stai inondando il nostro globo e a tempo da come niente voglia e niente spera cade, niente sembra più. Tutti insieme con le mani a tempo! Sì, sì, pure chi sta come sono sicure di te. Ed eccoci con Fabio Mazzeo, niente poco di meno che il direttore artistico del Carnevale Scaurese. Allora Fabio, questa rinascita del Carnevale, come la vedi? Ma guarda, è una cosa bellissima, perché noi abbiamo avuto per tantissimi anni una tradizione incredibile del Carnevale, anche perché il nostro lungomare credo che si presti in un modo veramente incredibile, uno scenario naturale bellissimo. E quindi abbiamo ripreso questa tradizione dall'anno scorso e pensiamo di portarla sempre di più avanti, anche con delle associazioni del proprio di carristi. Ed eccoci con le protagoniste di questo carnevale. Ciao, come ti chiami? Federica. Federica, ma devi ballare? No, oggi no. Ci fai un saluto ai nostri amici? Ciao. Grazie. Stay away from me. Ed eccoci qua con Jack Sparrow. Ma in realtà come ti chiami? Riccardo. E quanti anni c'hai, Riccardo? 10. Come mai hai scelto questa maschera che io adoro, eh? Perché quest'anno sono andato a Disney Live e mi ha appassionato molto la sua giostra. Grande Riccardo. Siamo qui con Salvatore. Salvatore, ma da che sei vestito, Salvatore? Willy Wonka. Willy Wonka? Willy Wonka, la sera canzone. E come mai hai scelto Willy Wonka? Perché mi piaceva tanto il vestito. Io pensavo perché ti piacevano tanto le cioccolate. Anche quello è... Signora, lei come si chiama? Nicoletta. Da dove viene, signora Nicoletta? Da Minturno. Che cosa ne pensa di questa manifestazione del Carnevale 2018? Molto colorata e sicuramente i ragazzini si divertiranno, balleranno, il tempo ci assiste e che dire più di questo. Ed eccoci con un sogno da quando ero piccola, la signora... Dove ci sono i bambini ci sono io, buon carnevale a tutti e sono emozionatissima, un bacio a tutti quanti. E viva Mary Poppins! Ed eccoci qui con una bellissima spagnola, come ti chiami? Io Rosaria. Rosaria, ma noi ti abbiamo visto, ma tu balli benissimo. Grazie. È da tanto tempo che balli? Sì, è da molto. Allora, come mai ti sei vestita da spagnola? Perché questo è il vestito che ho fatto io. L'hai fatto tu? Sì. E come è intitolato? La spagnola, però è Gypsy King Bandolero. Bellissimo. Un saluto. Sì, grande. Grazie Scauri. Forza Scauri. Allora abbiamo una bella coppia di brasiliani, giusto? Giusto. Voi da dove venite? Io da San Paolo. Da San Paolo? Salvador Bahia. E come mai vi trovate qui a Scauri? È perché hanno chiamato il proprio spettacolo brasiliano, perché con una giornata così bella come questa ci vuole lo spettacolo brasiliano, no? Ah, quindi... della cultura brasiliana. Sì, dico rappresentate un gruppo, allora rappresentiamo. Sì, sì, Samba Show. Dai, vi state divertendo?
Tantissimo, guarda, è una bella giornata, una bella manifestazione, veramente bella. C'è per noi un onore essere qui. Complimenti, ti chiami? Francisco. Francisco, lei? Vania. Va bene, grazie ragazzi, complimenti e buon carnevale. Grazie. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao, grazie. Un bacio a tutti. Chiediamo ai signori da dove vengono e cosa ne pensano di questo carnevale a Scauri. I signori da dove vengono? Noi veniamo da Napoli. Da Napoli? Sì, abbiamo trovato questa cittadina che veramente è molto ospitale. Molto ospitale, ci troviamo bene e pensiamo di trasferirci qua. Ti piace il carnevale a Scauri qui? Sì, vedo che siete molto bene organizzati, quindi andiamo avanti così. Bravi, ci fa piacere anche a noi, buon divertimento e buon carnevale allora, arrivederci. Grazie, arrivederci. Com'è il carnevale a Scauri? Bello. Ti piace? Sì, sì, tanto. Il vestito suo chi rappresenta? Una principessa? Sì. Brava, ti chiami? Aurora. Bravo. E come ti chiami? Vanessa. Brava, che bel vestitino anche lei. Te invece? Sei piccolino, vieni. Sì, Samuel. Ciao. Ciao. Saluto, ciao. Ciao, grazie. Noi siamo arrivati da circa 10 minuti, ma devo dire che l'impressione è ottima e mi sembrano veramente un carnevale organizzato molto bene. Vi state divertendo? Sì, in particolar modo le piccole, noi insieme a loro. E buon carnevale allora! Buon proseguimento. Ciao. E buon lavoro e grazie, grazie a voi, arrivederci. Come vi chiamate? Oscar, Alfredo, Gaia. Ma venite dal Messico? Sì. No. No, no, no. Ce lo fate un saluto messicano? Che cosa ne pensa di questo carnevale 2018 a Scauri? È una meraviglia per i giovani e per i bambini, però potrebbe anche migliorare al meglio di questo. Io l'ho fatto per tanti anni, ci siamo divertiti, però vedo che siamo arrivati alla Macedonia. Va bene, ci fa un saluto? Arrivederci a tutti, buon servizio. Grazie, ora come si chiama signora? Graziella. Graziella, allora signora Graziella, cosa ne pensa di questo carnevale 2018 a Scauri? Vabbè, io penso che è una cosa buona, insomma, per svegliare un po' per Scauri. Si sta riprendendo il carnevale? Sì, rispetto a prima, sì, si sta riprendendo. Come vi chiamate? Arianna. Aurora. Matilde. Come ti chiami tu? Mario. Angelica. Cari. Francesco. Andrea. Vittorio. Alzate i nastri, alzate i nastri. Ok, sentiamo questi altri figuranti da dove vengono, da dove venite? Da Scauri. Ah, loro sono di Scauri allora, eh. Com'è questo carnevale? Insomma, misero però bello. Fa piacere, ti chiami? Lilli. Ana. Gabriele. Daniela. Vi state divertendo? Stiamo divertendo molto, è ben organizzato, anche se è piccolino, però ben vengano queste cose. Bravi, complimenti, buon carnevale allora, arrivederci. Siamo vicino al cavallo di Zorro, pensate un po', ma c'è anche Zorro sopra tra le altre cose. È vero, com'è questo carnevale? Bello, un bel carnevale, organizzato bene. Com'è il carnevale? Sì, bello, il carnevale. Che le piace di più? Giocare a diventare bambini. Brava, complimenti. A cambiare ruolo. Ok, ciao. Buon carnevale. Buon carnevale a tutti.
frizzante caratteristico. Che cosa le piace di più? I bottai. Ma non sono assordanti? No, a debita distanza va bene. Bellissimo. Soddisfattissimi. Vi state divertendo? Direi di sì, altrimenti non saremmo venuti. Il tempo aiuta, okay. Insomma. Grazie, buon carnevale. Ed eccoci con il primo cittadino di Minturno, il nostro sindaco Gerardo Stefanelli. Signor sindaco, cosa ne pensa di questo carnevale 2018? Beh, una giornata festosa, con un bellissimo lungomare pieno di gente da tutto il Golfo di Gaeta. La scelta di farlo il sabato per non andare in concorrenza con gli altri comuni si è rivelata una scelta giusta. E poi quando vediamo tanti bambini e tante famiglie in giro e felici e insieme, noi siamo contenti. Credo che questo sia lo spirito del carnevale e la finalità con cui si organizzano queste manifestazioni: far divertire i bambini e le famiglie. Credo che ci stiamo riuscendo. Auri, è vero che lo scenario si presta e quindi rende tutto più semplice, però è bello sempre vedere le persone festose e gioiose, soprattutto in questi periodi, e soprattutto è bello vederle tutte insieme sul lungomare. Non si cammina, c'è tantissima gente, anche con poco siamo riusciti a dare un sorriso ai nostri bambini, è quello che ci interessava, grazie. Grazie, arrivederci. Siamo qui con questa bellissima signora che si chiama? Maria. Maria, questi sono i vostri nipotini? Sì, cara. Come vi chiamate, guardate? Sono Mario e sono Mattia. Mattia. Vi piace questo carnevale? Sì. Ci sono tanti coriandoli? Sì. Hai ballato un po'? Sì. Fateci un saluto bello. Ciao. 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 Grazie. Del Golfo, pescheria, friggitoria, take away, un'esperienza trentennale con pescato sempre fresco, con i migliori prezzi della zona. Prova i nostri gustosissimi marinati a partire da 2,50€ letto. In più puoi ordinare i primi piatti da sporto o scegliere la frittura che preferisci a partire da 1€ letto. Ittica del Golfo, il miglior pescato direttamente sulle vostre tavole. In via Appia Lato Napoli 306, Formia. Templum Cars, vendita auto nuove ed usate, con 20 anni di esperienza d'officina. Garanzia, assistenza, professionalità sono il nostro biglietto da visita. Finanziamenti agevolati in sede. Inoltre Templum Cars effettua un'accurata ricerca per auto di tutte le marche, su prenotazione del cliente. Templum Cars, via Starzetta, angolo via Appia, Marina di Minturno. E qui siamo nel comune di Santi Cosme Damiano, dove riprende a fatica l'edizione, veramente la 37esima edizione del Carnevale Campagnolo. Yeah.
Ed eccoci con il signor sindaco Franco Taddea. Allora, signor sindaco, finalmente è tornato questo bellissimo carnevale a San Cosma. Buonasera a tutti. Non è che è finalmente tornato, era necessario, perché il popolo di San Cosma era abituato a questa manifestazione. Effettivamente ci duole un po' il cuore per averla ripigliata con le sofferenze degli anni precedenti, però era necessario, lo dovevamo pure a chi ha organizzato queste manifestazioni inizialmente e oggi non c'è più e ai quali sicuramente sarebbe dispiaciuto che non si faceva più la festa. Il carnevale è stato modificato, è stato messo in sicurezza, abbiamo avuto il parere favorevole dalla questura sulle norme di sicurezza, abbiamo fatto i collaudi di tutte le strutture ed è stato organizzato un carnevale con la partecipazione delle mascherine di tutti coloro che hanno voluto sfilare, tra le varie palestre, le varie bande, il gruppo coristico locale, tutti in piazza per circa 700 persone. Pertanto il carnevale quest'anno, oltre a qualche carro di non notevole dimensione, è fatto di partecipazione dei cittadini di Santi Cosme e Damiano. Carnevale è ricominciato, ma è cominciato in modo diverso, è cominciato in modo sicuro, è un modo che la gente si possa divertire e non possa rischiare. Il passato ci è d'esempio e ci è di grande sofferenza. Io posso dire una cosa sola, che una volta Gesù disse in compagnia di una persona, questa persona colpita da un grosso dispiacere, disse vicino a Gesù: Gesù, fammi una cortesia, ferma il mondo che devo scendere. Gesù disse: io ti contento, però sappi che il mondo continua a girare. Ah, continua a girare? Sì, e allora vengo con te, Gesù. Cioè il mondo continua a girare, ci dispiace tanto, ma cercheremo di fare sempre meglio per evitare quello che possa succedere nel futuro. Grazie di avermi ascoltato. Grazie mille e viva il carnevale campagnolo. Allora, chiediamo un po' agli spettatori qua, questo carnevale a Santi Cosme e Damiano, come è quest'anno? Dopo tanto tempo che ha ripreso. Della sfilata con questa 30. Che cosa vi piace di più? Il carnevale, però quest'anno i carri sono stati sempre, cioè, sono stati un poco meno dell'altra volta. Si riprenderanno, io penso, comunque. Signora, lei che ci dice? È bello. Lei si è vestita da che cosa? Da principessa. Ti chiami? Noemi. Ciao, siamo con Lisa Di Baldi, no, col microfono ci sentiamo comunque. Allora, ci spiega un po' i ragazzi tuoi che cosa hanno presentato adesso qui, che cosa fanno? Sì, allora buongiorno a tutti, siamo al Carnevale Campagnolo e quest'anno il comune di Santi Cosma e Damiano ci ha richiesto di inventare delle maschere che possano essere delle maschere tradizionali. A questo punto abbiamo fatto Iangiolella, che è adesso sul palco, poi magari la vedrete, che è una contadina con tutti i messaggi, con tutti i riferimenti della nostra tradizione. E poi c'è il re Don Antonio, che è il re del carnevale, molto colorato, e questa Iangiolella è stata portata da questi bambini, dagli ninni, che hanno i colori dell'arcobaleno, quindi come augurio e come speranza. Ringraziamo Lisa Di Baldi, presenti i suoi ragazzi, la sua collezione. Ci rivediamo alla prossima. La grazie. Prossima, grazie, grazie a voi. Un abbraccio a tutti quanti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao ragazzi.
E siamo con Peter Ercolano, un grande personaggio che noi conosciamo già da parecchio, è coordinatore, direttore artistico di tutto quello che organizza la comunità insieme, lo possiamo dire, e oggi nel giorno di carnevale qui a Santi Cosimo di Damiano, ripreso a fatica dopo tanti anni, è presente il suo gruppo proprio lungo la sfilata. Che cosa? Che sorpresa ci dai quest'anno? Allora, intanto ti devo correggere, che tu mi hai presentato come Peter Ercolano, io direi più Peter Pan. C'ha ragione, Peter Pan, infatti, complimenti, bravo. E niente, quest'anno abbiamo preso il tema di Shrek, che rappresenta l'amicizia tra Shrek e Ciuchino, due personaggi così diversi che poi alla fine diventano amici per la pelle. E quindi abbiamo voluto mettere tutti i personaggi delle favole, tutti i personaggi dei cartoni animati, tutti insieme, nonostante le diversità, per dire che anche se si è diversi si può vivere, ci si può divertire e stare in comune, in allegria. Tant'è che in questo gruppo di 120 persone abbiamo 40 ospiti delle comunità insieme, 20 operatori delle comunità e 60 bambini della Sema Sport Scuola di Danza e dell'Oratorio Cerri. Ed è un'avventura bellissima, con dei carristi che sono stati bravissimi, nel giro di 3 settimane hanno realizzato un carro veramente bello, eccezionale, bellissimo. Complimenti e buon carnevale, ci vediamo. Anche a te buon carnevale e a tutti i telespettatori, grazie, ciao. Qui siamo con la signora Maria Neve e questi bellissimi bambini fanno parte del gruppo di una bimboteca. Stiamo leggendo il libro di Poco Naso Cacciatore, uomo della preistoria, e ci siamo vestiti tutti da uomini della preistoria. Siete bellissimi, ci fate un saluto? Ciao! Ciao! Grazie tante. Vi è piaciuto questo carnevale 2018? Ma tantissimo, proprio, veramente. Tanto. Che cosa vi è piaciuto di più? Tutto. I balletti delle ragazze, di tutte, tutte in generale. Dite la verità, vi mancava il carnevale a San Cosimo? Sì, ci mancava tanto, sì. Questo bellissimo gruppo della Bella e la Bestia? Sì, siamo noi. Avete rappresentato proprio la favola? Sì, siamo io e la mia bestia. Sì, la mia bestiolina. E poi qui chi c'è? Allora, io sono Frankenstein, la creatura di Frankenstein. Abbiamo fatto anche uno spettacolo teatrale? Sì. Sì, a Natale. Bravi. Sì. Io invito la strega. Anch'io da strega. Sì. E poi qui dietro c'è il Conte Dracula, o mi sbaglio? Sì. Conte Dracula aspetta la sera per parlare. Il sole. È una streghetta. Siete bellissimi. Grazie di ci tutto. Fate un saluto? Buonanotte, ora pro nobis. Come mai state vestite così? Ma guarda, quest'anno non sapevo da che vestirmi. Poi ho trovato questo vestito che comunque è una cosa alternativa, non è che ognuno si indossa questo vestito, e ho deciso di indossarlo. Voi fate parte di questo carro? Sì, io di questo. Mangia e bevi. Sì. Che si fa sul mangia e bevi? Si mangia, si beve, si balla, tutto. Allora noi vi guardiamo da giù? Va bene. Sì, ora sfidiamo bene. Noi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Thank you.
Templum Cars, vendita auto nuove ed usate, con 20 anni di esperienza d'officina. Garanzia, assistenza, professionalità sono il nostro biglietto da visita. Finanziamenti agevolati in sede. Inoltre Templum Cars effettua un'accurata ricerca per auto di tutte le marche, su prenotazione del cliente. Templum Cars, via Starzetta, angolo via Appia, Marina di Minturno. Ittica del Golfo, pescheria, friggitoria, take away, un'esperienza trentennale con pescato sempre fresco, con i migliori prezzi della zona. Prova i nostri gustosissimi marinati a partire da 2,50€ letto. In più puoi ordinare i primi piatti da asporto o scegliere la frittura che preferisci a partire da 1€ letto. Ittica del Golfo, il miglior pescato direttamente sulle vostre tavole. In via Appia, lato Napoli 306, Formia. E sentiamo un po' anche i visitatori di questo carnevale cosa ne pensano. Com'è questo carnevale? Divertente, ci voleva come manifestazione perché doveva ripartire il nostro carnevale. Che cosa le piace di più? I gruppi vestiti, i carri ancora non li ho visti, quindi aspettiamo. Ok, grazie, buon carnevale. Grazie a voi. Di dove siete? Campo Maggiore, siamo di qua. Ti chiami? Carmine. Carmine? E Ilenia. Ilenia. Allora, com'è questo carnevale ripreso a Santi Cosme e Damiano dopo molto tempo? Come iniziativa, come primo anno, sembra che sta andando bene. Può iniziare. Ritorneremo come prima. Sicuramente. Senti, lei un giudizio? Bello. Vabbè, in 20 giorni 10. Ha richiamato un sacco di gente, vedo comunque. Okay. Sì, abbastanza. Sì. Ritorniamo come una volta, speriamo. Grazie e buon carnevale ragazzi, ciao! Il carnevale di quest'anno a San Cosma com'è? Bello, sperando che sia un inizio di nuovo. Sì. Va bene ragazzi, ti chiami? Elvira. Elvira? Massimiliano. Massimiliano, complimenti, buon carnevale, ciao, alla prossima. La prima volta che noi veniamo qua veramente. È bellissimo, bellissimo. È molto bello. Che cosa ti piace di più? Il fatto che siano presenti i bambini e che sia molto adatto ai bambini e che ci sia collaborazione da parte di tutti, che sia salvo. Ma lei di dov'è? Di qui. Ah, ho capito, da che cosa si è vestita? Non lo so, da spirito del carnevale l'ho attrezzato. Brava, lo spirito del carnevale, pensate un po'. Okay. Ti chiami? Federica. Federica, ciao a Federica, buon carnevale. Grazie. Ciao. Siamo qui con il grande Alberto e un bel ritorno di questo carnevale 2018. Era proprio l'ora giusta, che non ce la facciamo più. Quest'anno che avete rappresentato? Quest'anno abbiamo presentato l'esercito del selfie, la madre natura con l'esercito di farfalle, il gruppo mascherato. Hanno collaborato tutti questi ragazzi? Tutte queste ragazze, questi ragazzi. E il tema è che anche la natura con questa tecnologia non sa più quando entrare o uscire da questo mondo tecnologico. E madre natura è sorpresa da questa cosa. È arrivato anche il tuo compagno, no? Maurizio, il grande Maurizio. Ragazzi, buon carnevale, siamo ritornati e saremo più forti di prima. Tutti, tutti. Già quest'anno è stata una grande festa, una grande soddisfazione, l'anno prossimo speriamo in meglio. Allora facciamo un brindisi al carnevale campagnolo, il ritorno del carnevale. Yeah. Auguri a tutti e buon carnevale. Alla grazie. Prossima. Siamo qui con Doraemon. Ciao. Evviva il carnevale di San Cosma! Sempre! Siamo qui con il signor Salvatore! Salvatore, allora che cosa ne pensi di questo carnevale 2000? È buono! Ti piace? Sì! Sono felicissimo di questa cosa perché non bisogna fermarsi, ma bisogna sempre rilanciare queste belle manifestazioni che fanno crescere e vivere tutti insieme.
Abbiamo l'onore di intervistare il parroco della parrocchia di Campomaggiore Sant'Antonio da Padova, Don Ciolli. Questo carnavale, Don Padre Ciolli, questo carnevale che ha ripreso dopo tanto tempo a fatica, come si presenta? No, è proprio la prima esperienza, perché mai visto? L'anno scorso stavo qua, ma è stata una piccola festa alla parrocchia, ma una bella festa, è grande, tanta gente, bambini, sì, è bello, è bello. Un po' di divertimento ogni tanto ci vuole anche per smorzare un po' tutto quello che succede. Mm-hmm, sì, sì. Poi iniziamo anche la Quaresima prima di questo. Eh sì, una bella esperienza. Grazie. Grazie a Padre Ciolli, buon carnevale anche a lei. Arrivederci. Grazie, grazie Enzo. Durante il carnevale di San Cosmi incontriamo st'altri baldi giovani. Voi da dove venite? San Cosma. Ti chiami? Emiliana. Emiliana? Roberto. Roberto, ma da che cosa vi siete vestiti? Dici tu. Da Teschio. Da Teschio. La cosa più importante, questo carnevale a San Cosma ripreso dopo tanto tempo, com'è? È bello, almeno lo spirito è giusto. Com'è questo carnevale però? È bello, molto bello, molto bello! Anche per lei è molto bello. È bellissimo, bellissimo. È bellissimo. Ce la fate un saluto alla camera allora lì. Ciao! Ripreso dopo la sospensione è stata una grande cosa. Anche grazie al sindaco Franco Taddeo tutto certo, questo sì. Che ha permesso questa manifestazione. Riprendere il carnevale. Grazie, buon carnevale. Anche a lei. Ciao. Then I saw her face.